Ciao a tutti ragazzi, eccoci un nuovo video questa settimana. Voglio farvi vedere degli acquisti molto succulenti che ho fatto e poi parlarvi di Attica. Allora, iniziamo con cartonato, Drago Nero le origini. Come sapete io colleziono Drago Nero fumetti. E i cartonati li collezionavo, adesso ho deciso di farli e allora piano piano inizio. Questo è il primo uscito, appunto le origini, e disegni spettacolari. Ancora non le ho letto perché ho parecchio da leggere, ma molto contento di averlo preso. E vediamo, lo giro con molta ansia. Poi ho comprato in fumetteria Zagor le origini a colori perché Zagor normale non mi piace, però ho voluto provare questo. È molto bello da quando era giovane, ancora doveva diventare Zagor Tenai, e allora ho deciso di prendere anche i primi tre e di finire questa miniserie a colori 1, 2, 3. Primo il Zagor. Che chiama Clearwater, proprio l'inizio della storia, diciamo, la sua storia. Disegni fighissimi, belli, belli, belli. Poi ho preso primo di Attica, parliamo dopo, e poi volevo fare Orfani, ma i fumetti li ho trovati e ho detto ok, io ho preso i primi due albi cartonati a colori. E ho letto il primo, mi sta piacendo. I disegni mi piace moltissimo e anche c'è molta azione, molta guerra. Bello, poi fumetti di fantascienza a colori rendono molto molto di più. Fatto bene, veramente bello. Cioè ragazzi, guardate, leggetevi Orfani. Perché cioè, è pauroso, c'ha dei dialoghi paurosi, bei disegni, bella storia, poi il cartonato a colori, fighissimo, e sì, ma mamma mia che dialoghi, troppo belli. Arriviamo ad Attica, primo manga Lea Bonelli, già con Kaison bevi l'acqua, storia e disegni, un po' scettico all'inizio, ma devo dire che mi è piaciuto. Mi è piaciuto, ancora non so svelare tutti i personaggi, c'è un po' di mistero, c'è sta ragazza e poi c'è lui, che diciamo si trasforma, che è un ragazzo, sono dei bei personaggi, strani, però fighi, anche il cattivo, quello che parla, signore, signoresse, controlla tutto ma non si vede mai, carino, carino. Aspetto con ansia il prossimo, è veramente un fumetto che per quanto mi riguarda ti fa dire cavolo, il secondo che c'è perché non svela tutti i personaggi, c'è un po' di mistero, tutto quanto. Veramente carino. Bravi, bravi. Bravi, molto bravi. Attica libera e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi e mettete like. Ciao!